FKS Sir Ball Very Nice, setto in prima fila, in seconda Souvenir Bus e Sheridan che scala di un numero. Macchina fine curva, si viene all'ingresso della retta e c'è lo stacco dei cavalli in questo momento. In lotta alla prima fila, Steve FKS cerca di assumere il comando, è partito piano Scolo Pax Jet, con lui in lotta Stoner Flying, in mezzo c'è Sangria B, poi Speed F che ripiega quarto in corda, davanti proprio a Scolo Pax e agli altri galoppa. Stoner Flying se finisce lì la sua corsa, mentre Steve FKS va all'attacco di Sangria B che gli è rientrata, i due sono seguiti poi in corda da Scolo Pax Jet e da Speed F che però ha parcheggiato appunto davanti alla leva di Volpato, i concorrenti che spariscono nel banco di Foschia piuttosto intenso sulla dirittura opposta, siamo all'incirca intorno ai 600 di gara, il primo quarto se n'è andato in un assolutamente ufficiosissimo 31-3. E li aspettiamo ovviamente all'ingresso della retta d'arrivo, quando adesso questa è la telecamera che ce li fa vedere a finire la dritta di là, c'è Sangria B al comando, mentre di fuori dovrebbe esserci il numero 10 di Sheridan B che ha avanzato a percorsi esterni con Loris Ferro. Intanto il battito degli zoccoli sulla pista ci fa capire che siamo prossimi al passaggio davanti alle tribune, gruppo che si è disposto abbastanza per pariglie, si passa davanti alle tribune con Sangria in controllo, di fuori c'è Sheridan, lo segue il numero 7 di Sir Ball Very Nice, all'interno ancora il 6 di Steve FKS seguito dal 5 di Speed F, il chilometro attorno all'1.20 scarsi. Queste le posizioni, Sangria, Sheridan, Steve in corda, poi Sir Ball di fuori, seguito da Scolo Pax Jet che ha lasciato lo steccato in anticipo sul numero 1 di Solista Matto, che era partito con una certa cautela, il che lascia in fondo al gruppo Souvenir Bus. Cavalli che tornano a sparire la nebbia per andare ad affrontare il paletto dei 1.600, dovremmo più o meno esserci intorno a quel tratto di percorso e quindi siamo prossimi a riprenderli con la telecamera dell'ultima curva. Avevamo lasciato Sangria B al comando con Sheridan di fuori, vediamo le posizioni quando siamo agli ultimi 350. Identiche le posizioni, Steve nella scia dei due, poi ancora all'interno Speed F, di fuori intanto ha perso un po' contatto Solista Matto e anche Scolo Pax Jet non è più nella scia dei primi. Cavalli che vengono all'ingresso in dirittura d'arrivo. Sangria in vantaggio, adesso cala anche Sheridan e sgabbia bene Steve FKS che negli ultimi 150 va all'attacco della battistrada, si distaccano in lotta seguiti da Speed F sul traguardo, Sangria B, Steve FKS, poi ancora Speed F, ha perso contatto e finisce quarto il numero 7 di Sir Ball Very Nice che era nella scia di Sheridan B e probabilmente non è riuscito a tornare in avanti. Rivediamo per quello che si può il replay del tratto conclusivo, il numero 4 di Sangria B, Mauro Besuzzi, il training di Edwin Lagas, media che dovrebbe aggirarsi attorno al 2.39 un pelino scarsi, vediamo quello che ci darà come ragguaglio ufficiale appunto il cronometrista, in attesa appunto della conferma ufficiale dell'ordine d'arrivo.